Buongiorno a tutti eh, stamani dall'Auditorium Vasari delle Gallerie degli Uffizi, è un grande piacere di inaugurare la mostra dedicata ai disegni eh, di Paolo Conte, eh, personaggio che non ha bisogno di alcuna introduzione, è famosissimo. Infatti, eh, molti di noi qui, presenti oggi in sala, siamo stati a pochi mesi fa a giugno. In piazza santissima annunziata per il concerto di paolo conte eh, siamo veramente molto onorati di poter presentare ora una parte della eh, creatività della produzione di, eh, artistica di paolo conte molto meno nota eh, quella dei disegni appunto disegni che abbiamo scelto insieme per questa esposizione e, e disegni che spesso risentono della, della musica, del ritmo, delle melodie e quando sono eh, disegni, come spesso, sono disegni figurativi anche dei testi eh, delle, delle canzoni. Non illustrano le sue canzoni, questo sarebbe troppo banale, troppo superficiale. Ma eh, nascono dalla stessa volontà di creare come anche le. Eh, sue opere musicali. Um, un grande ringraziamento eh, tra il nostro staff al, a tutti i nostri collaboratori eh, del gabinetto disegni e stampe, um, a partire dalla coordinatrice eh, Laura Ronati e al eh, restauratore eh, Maurizio Michelozzi, fino a tutti eh, quanti che hanno reso questa eh, mostra Mostra che tra l'altro si svolge eh, nelle due sale dedicate alle opere su carta all'interno eh, della suite di eh, sale dedicate agli autoritratti e in un certo senso si tratta di un autoritratto visivo eh, attraverso molte opere eh, proprio del maestro. E eh, grande ringraziamento anche all'architetto eh, Antonio Godoli. Uh, sta per uscire nei prossimi giorni, uh, mi pare di capire, um, anche un catalogo della mostra prodotto dalla casa editrice Giunti e uh, qui presente Ilaria Ferraris che coordina questo uh, volume. E, e poi vorrei ringraziare uh, sempre del nostro staff uh, anche Chiara Toti. Che ha um, accompagnato questo uh, progetto insieme a me um, uh, per questi anni, Rita Levato, che è qui presente e è un vero motore, um, uh, più il serbatoio della benzina, direi, di questo, di questo progetto. Io um, cederei subito la parola a, um, a Rita, direi, um, e vi auguro una. Bellissima mattinata per questa mostra atipica sicuramente, ma molto molto ricca di significato e di ispirazione. Rita, prego. Si sente, sì, perfetto. Buongiorno a tutti. Ringrazio il direttore Smith per aver ospitato la mostra del maestro Paolo Conte in uno dei musei più prestigiosi e importanti al mondo. Lo ringrazio inoltre per essere stato il curatore assieme alla dottoressa Chiara Toti e naturalmente i ringraziamenti sono anche da parte del maestro Conte che purtroppo non è presente a causa di un problema di salute comunque non grave, ma l'anni di stagione. Ed è per questo che mi ha incaricato di leggervi questo messaggio. Queste parole, in mia assenza, saranno lette pubblicamente dalla mia manager in occasione dell'inaugurazione della mia mostra alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Credo che vada detto subito che questa è quasi certamente l'ultima delle vanità della mia vita ma non l'ho coltivata come, come questa vanità ho semplicemente accettato l'onorevole invito del direttore Heike Schmidt ad esporre i miei lavori vecchi e nuovi il titolo alla mostra l'ho messo io nostalgia di un golf un dolcissimo golf di lana blu prendendo in prestito il verso della mia canzone una faccia in prestito ho voluto significare la dolce compagnia che le belle arti mi hanno fatto in tanti anni. Ringrazio tutti coloro che anche solo per un attimo si soffermeranno ad osservare i miei lavori. Io ringrazio tutti i presenti per essere qui, intervenuti e buona visione per, uh, di questa mostra del maestro Conte. Grazie. La signora Chiara Toti. Grazie Rita Levato. E ora eh, un'introduzione eh, alle opere che vedete fra pochi istanti da parte della dottoressa Chiara Toti. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, dunque, intanto, ma appunto, benvenuti, benvenuti a questa inaugurazione. Dispiace molto che il maestro non possa essere qui stamani. Eh, certamente con il direttore, e con Risa Levato, ci eravamo immaginati un, un altro tipo di inaugurazione, però se dobbiamo consolarci, possiamo dire che queste 70 opere in mostra ehm, riescono a rappresentarlo al meglio. Um, questi disegni, infatti, ci trasportano proprio, vedrete, nel, proprio nel mondo di Paolo Conte, che, come tutti voi sapete, è un mondo complicato, molto, è un mondo sfaccettato, fatto di, eh, di um, citazioni, di memorie, eh, di allusioni. E ehm, questo suo vizio per la pittura, eh, come lui stesso racconta, è nato ancora prima di quello per la musica e tra l'altro ha attraversato una vita anche perché i disegni in mostra, come vedrete, partono dal 1968 e arrivano fino al 2023. E in questi disegni troverete proprio ehm, il modo di operare del maestro, intanto questa sua necessità di lasciare da una parte eh, il, la struttura grafica libera, in purezza e dall'altra poi invece quella di come dire, duplicarla, di replicarla con l'aggiunta della suggestione del colore. Colore che peraltro destreggia in maniera eh, estremamente abile, mescola le tecniche, no? sperimentando anche, ehm, così come anche naturalmente si muove tra figurazione ed astrazione. <ride> Molti dei disegni che vedrete in mostra ci raccontano degli anni venti, delle magiche atmosfere degli anni venti, perché quello è il decennio in cui secondo Conte si ha proprio la fioritura eh, della creatività novecentesca. Um, il ritmo qui è eh, veloce, è espressionista um, e proprio questo, questo espressionismo riesce però a tenere insieme questi disegni in un'unica sequenza e anche potente narrativa. Ci sono poi le opere astratte, le opere astratte eh, che anche quelle partono dagli anni, dagli anni 70. Ehm, sono alcune opere eh, calligrafiche, in, in veri e propri intarsi, eh, mentre invece ehm, sono di diverso segno quelle delle ultime due serie che risalgono al 2018 e al 2023, ehm, e che sono state invece sollecitate eh, da delle suggestioni eh, che possono essere letterarie, per esempio eh, i Canti Orfici di Dino Campana. Oppure per esempio la Mira dell'Alfieri, eh, oppure anche delle suggestioni musicali, per esempio l'alabai di Gershwin, ma anche ci sono dei ricordi di questi pionieri della musica jazz che Paolo Conte tanto ama. Insomma, come, come vedrete, questa mostra racconta raccoglie proprio e eh, testimonia proprio quelle che sono le caratteristiche del maestro. Eh, C'è la sua autoironia, infatti il disegno che apre la mostra si intitola Autorizzato di un pirla, fra l'altro rimarrà eh, proprio qui nelle nostre collezioni, quindi è un dono estremamente gradito. Eh, abbiamo poi eh, le citazioni colte, eh, Camilleri aveva eh, così inventato un'espressione eh, un strepitosa, è eh, l'eleganza dell'intelligenza. Che è, per Paolo Conte è cioè, veramente perfetta. E poi ancora, per esempio, questo gusto per il surreale nella serenata eh, ad una statua. Um, e infine anche questo mh, gusto per, la, per le allusioni, per i doppi sensi. Perfino anche il titolo in questo senso ha una chiave di lettura eh, che secondo me eh, va riportata eh, proprio a, a un doppio senso. Perché nostalgia, nostalgia di un golf, un dolcissimo eh, golf di lana blu. Qui nostalgia e blu eh, risuonano con blues ehm, e entra appunto eh, la stessa poi eh, cornice di significato. Eh, permettetemi di, di concludere con una nota ehm, personale. Sono passati veramente tanti anni da quando sono andata a sentire per la prima volta Paolo Conte in concerto, tra l'altro affrontando la trasferta con una piccola 500. Eh, un po' evocando la Topolina Maranto ecco, eh, devo dire che mai mi sarei aspettata di, eh, così, di, di fare queste esperienze nella mia vita e non posso quindi che eh, ringraziare anch'io eh, tutti i colleghi del, del, degli uffizi che eh, mi hanno aiutato eh, il team di giunti appunto per, per il catalogo ringraziare il direttore, ringraziare Rita Allevato e ringraziare soprattutto il maestro che spero ci vedo da casa a cui eh, mandiamo tutti un grandissimo saluto Grazie. Grazie alla dottoressa Chiara Toti, curatrice della mostra. Eh, sì, anch'io eh, avrei eh, tutta una serie di ricordi personali eh, da condividere, eh, però eh, diciamo eh, menziono... Queste due soltanto che eh, le canzoni di Paolo Conte si sentiva eh, sulla radio anche in Germania già negli anni 70, quindi fa parte proprio della mia infanzia, e, ehm, prima di, di, di eh, capire il significato di ogni, eh, ogni parola quello è venuto solo dopo, già le melodie, e comunque l'atmosfera eh, mi era nota e poi ehm, era a Londra nell'inverno 2008, non inverno autunno, perché era in occasione del compleanno di mia moglie, eh, che siamo andati a sentirlo proprio a Londra e ho preso naturalmente i biglietti più costosi che si possono eh, avere nei primi secondi dopo l'apertura della vendita, perché poi era esaurito, è sempre così, e quindi. Questo era veramente un, una bellissima, un bellissimo compleanno. Ehm, eh, e quindi eh, lo associo anche eh, in questa maniera, perché era prima del nostro, delle nostre nozze, anche con il nostro matrimonio, e quindi è cioè, da, in certo senso anche il, um, uno dei, dei padri ispiratori del nostro matrimonio. Quindi um, eh, questo solo per sottolineare anche la, eh, il significato a. Ehm, a livello personale. Ehm, a livello artistico forse una osservazione che mi è venuta in mente eh, che si potrebbe aggiungere, talvolta Paolo Conte fa un disegno e poi eh, lo fotocopia e poi sulla fotocopia continua a, a, ad aggiungere e questo ehm, anche questo eh, ricorda un po' eh, il musicista che magari registra il pianoforte e poi dopo aggiunge un altro strumento, eccetera. Quindi, anche nella produzione, eh, questa ehm, maniera di, eh, di andare avanti da musicista, anche quando fa eh, un'opera visiva, ehm, va eh, considerato per vedere eh, l'universalità eh, e il fatto che questa. Eh, questo ambito della sua creatività si collega intimamente con quella musicale e quindi eh, arricchisce la conoscenza di queste opere, arricchisce sia la conoscenza del, della sua musica che anche viceversa. E, non faccio altre parole, andiamo subito a vedere eh, la mostra attraverso l'ascensore uh, qui accanto all'auditorium. Vasari, chi invece ci segue da casa e anche io faccio un saluto, un grande ringraziamento a Paolo Conte ehm, eh, che dal Piemonte eh, ci segue, eh, grazie davvero e ehm, vediamo, vediamo la mostra. E Ora eh, appunto chi ci segue vedrà un video eh, con eh, alcune opere, noi andiamo, eh, andiamo direttamente. Grazie a tutti.